Eccoci tornati ragazzi con il calciomercato. Sarà una partita bellissima, bellissima. Abbiamo giocato davvero bene. Io sono contentissimo della mia squadra. Sono contentissimo di allenare questi ragazzi che mi stanno regalando grandissime gioie. Villalba, come al solito, fa le sue magie. Sono contentissimo anche di avere spinto tutte quelle sirene per Villalba alla fine. Perché noi eravamo quasi convinti a lasciarlo partire, ma secondo me abbiamo fatto la miglior cosa. La miglior cosa perché è importantissimo per noi averlo qui e quindi sono contento, tutto qui ragazzi, sono davvero contento. Adesso, ripensando al calciomercato, vediamo tutti i giocatori che non siamo riusciti a piazzare, per esempio Hobbs, per esempio Burke, per esempio Welbeck, per esempio Lichai. Io stavo pensando, Hobbs, perché non proviamo a prendere Hayan? Magari uno scambio alla pari non ci riusciresti, però con qualche soldino sopra, forse ce la potresti anche fare. Vediamo un po'. Allora, per prima offerta facciamo 1.100.000. Prima offerta. Altrimenti, se vogliamo scambiare alla pari, probabilmente ci riusciremo con Alberto Masi, che è sempre un giocatore interessante per il futuro. Molto interessante per il futuro. Quindi potrebbe crescere parecchio e intanto farsi le ossa e noi acquistiamo giocatore a zero, guadagnandoci anche qualcosina. Se non riusciamo a fare acquisti per questa stagione, ragazzi, ci butteremo per la prossima. Quindi prenderemo qualcuno in scadenza che ci verrà a dare una mano dal prossimo anno. Intanto Morganella rifiuta. Morganella, poi ti chiamo. Ti chiamo al telefono, Morgana, dopo che ti dico la scelta. Il mio amico Morga rifiuta. Can Ayan ci chiedono addirittura 2 milioni e 6. Quindi 2 milioni e 6 sono tantissimi. Proviamo a far scendere un pochino la pretesa. Proviamo a far scendere la pretesa del club tedesco. Proviamo ad offrire 1 milione e 4. Poi offriamo anche gli Ops magari, se loro scendono con le pretese. Alberto Masi sarebbero interessati, ma soltanto se gli diamo anche 400.000. Quindi Ops più 400.000. Non lo so, eh. Poi stavo pensando anche a un giocatore che potevamo prendere al centrocampo. Sapete che io lo amo questo giocatore. Per magari non perdere altri giocatori, come per esempio Lichai. Perché non prendiamo Duncan per Lichai? Sarebbe un acquisto importante. Tanto Lichai lo scambiamo con Morganella, cioè il suo posto lo prenderà Morganella, e quindi sarebbe tutto perfetto, tutto lineare, tutto si chiuderà il cerchio, insomma. Allora, Morganella ha accettato. Morganella per Burke. Ci guadagniamo dall'acquisto di Morganella ed è un acquisto importantissimo. Il mio amico Michael Morganella arriva nella nostra squadra e prenderà il posto subito. Prenderà il posto di manchiglio. 75 accelerazioni, 80 scatto. Il giocatore che conosciamo tutti con il barbone. Famosissimo barbone. Ed è molto simpatico ma anche un ottimo giocatore secondo me perché con quello scatto lì, scusate, può fare bene, può fare molto molto bene. Intanto ha dell'incredibile, ha accettato l'offerta di 1.400.000 per Ayan. Io gli do free ops, ti mettono proprio in difficoltà queste cose. Ti mettono in grosse difficoltà, però alla fine credo che Ayan lo prenderemo lo stesso. Perché il giocatore è davvero molto importante. Magari Ops lo possiamo usare per darlo alla Samp. Come pennina di scambio per Duncan. Vediamo un po'. Si sta accendendo il mercato in questi giorni finali. Rifiutato a Young, beh, me lo aspettavo però. Aspetto un contratto un po' di merda, 2-9, per un giocatore che comunque viene dallo Schalke 04. Me lo sarei aspettato. Allora, Duncan e niente, rifiutano. Non ci abbiamo più. Bedwick.
Siamo al massimo free Redwick. Allora ragazzi, allora. Ayan ha accettato. Quindi se noi prendiamo Ayan, siamo sotto. No, ce la facciamo pure per prendere Ayan. Ma che palle però. Che palle, oh, non si può fare il cazzo. Quanto manca? 6 ore di mercato. Abbiamo poco tempo ragazzi. Kan Haiyan. Si può cambiare offerta. Quindi possiamo offrire Hobbs più 1 milione. Ma io la cambierei. Forse un po' troppo ragazzi, perché piacciono l'offerta, ci avevano accettato 1 milione e 3. Quindi se riusciamo a risparmiare qualcosina, perché no? Calcolando che Hobbs vale 1 milione, siamo 500.000, tieni, proprio per andare larghi, per stare un pochino più tranquilli. Dai Ayan, non ci abbandonare. Non ci abbandonare. Dobbiamo fare il tutto più velocemente possibile. Troppo basso. Troppo bassa Ayan. Mancano 4 ore, dobbiamo essere veloci, veloci, rapidi. Troppo basso, niente. Ayan non credo si potrà prendere. A Masi a che punto stiamo? Non abbiamo offerto il contratto a Masi, incredibile. Ci dobbiamo sbrigare ragazzi, allora innanzitutto dobbiamo prendere Masi e poi vedere. Accettato Masi, un altro acquisto. Quindi avremmo... Allora ragazzi, non so perché mi si è scaricata un attimo la batteria della telecamera e mi si era spenta. Comunque ci eravamo lasciati forse, credo, con l'arrivo di Masi. Quindi grazie all'arrivo di Masi Ayan prende, stavamo dicendo, prende 10.000 se non sbaglio, sì, di stipendio 10.000. Quindi vediamo se abbiamo i soldi per poterlo acquistare. Andiamo a vedere fino a 10.000. I soldi forse ci sarebbero. Proviamoci. Proviamoci ragazzi. Kan Ayan. Scambio che possiamo dare, Monsien. Però no, Monsien no, dai. Possiamo però lisciare. Però se rifiutano poi è finita. Però tutto per tutto ragazzi. Lisciai più 800.000. Offerta di 2.400.000, quindi non sarebbe male. Al massimo potremmo vendere qualcuno per il prossimo anno, ma così poco non c'è nessuno credo che valga così poco. Forse Tonelli 35.000. Punto di chiave. Momenti concitati del nostro mercato, anche perché non sappiamo bene come andrà a finire. NBA prende troppo, anche se è in scadenza. Kuchka, credo anche lui prenda troppo. Nabil Fekir, Valuli. Niente ragazzi, quindi o prendiamo uno di questi due giocatori, o accettano uno di questi due giocatori, oppure è finito qui il nostro mercato. Comunque sia, sarà un ottimo mercato. Hanno rifiutato anche per Ayan. Ayan forse abbiamo l'ultima possibilità, ma no, non credo. Credo sia finita proprio tutto. Perché anche se io faccio l'offerta accettano, poi offro il contratto e
e non posso chiudere perché finisce il mercato. Quindi l'unica possibilità che abbiamo è di provare a prendere Tonelli in qualche modo, in qualche strano modo. E l'unico modo che conosco per poterlo prendere è terminare qualche prestito. Terminare qualche prestito, quindi rilasciare qualche giocatore che abbiamo in prestito. Per esempio si potrebbe rilasciare Munier o Manchillo. Non ho i soldi per mandarlo a casa. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo farci due conti. Dobbiamo farci due conti, sono cose importanti queste, perché potremmo avere un giocatore in più in questa stagione. Metteci una pezza. Ah, la Shellers lo pagheresti 126 e 7000 guadagni, mentre Manchillo 200 e guadagni 10000. Io ragazzi li manderei a casa Manchillo e speriamo di guadagnare. Allora adesso arrivavamo a 35000 massimo, rimandando a casa Manchillo secondo me guadagniamo parecchio. 47000. E io credo ragazzi, no, la scena se ce lo teniamo, quindi probabilmente riusciremo a fare l'offerta a qualcun altro nella nostra lista di giocatori in scadenza, perché 45 se non sbaglio, a parte possiamo alzare l'offerta a Tonelli, che non è male come cosa, che comunque sarebbe sempre un giocatore che ti arriva a zero e devi pagare soltanto il contratto l'anno dopo. E chi c'era? 45 De Jong, no, vabbè, costa troppissimo, però vabbè. NBA 60, se non sbaglio Kučka costava 45. Kučka sarebbe uno di quelli veramente importanti. Quindi Kučka proveremo a prenderlo, le proviamo tutte, io ci proverò fino alla fine, speriamo di riuscire a mettere la ciliegina sulla torta questo mercato, altrimenti va bene così ragazzi, altrimenti abbiamo dato tutto, abbiamo fatto del nostro meglio. Dai, accetta Kučka, no, incredibile bastonata. Poi adesso l'offerta per Liciani, portarci i vostri. Hanno rifiutato sia Tonelli che Kučka. Il nostro mercato termina così, mi sa. Termina così. Non riusciamo neanche a far partire Liciani. Comunque un ottimo calciomercato. Andiamo a fare velocemente, ragazzi, il resoconto di tutti gli acquisti e le cessioni. Allora, andiamo a vedere. Trattative riuscite, abbiamo preso, ci riusciamo, eh? Abbiamo preso, eccoci qua, Morganella, Samassa, Cataldi e Adama insieme a Masi, mentre abbiamo dato via un po' di giocatori che però qui non ci menzionano. È partito Cohen. Per il resto non ci sono perché sono stati scambiati. Comunque abbiamo fatto degli ottimi acquisti ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuto questo calciomercato e continuate a consigliare qualcuno da prendere per la prossima stagione. Adesso davvero abbiamo ancora Villalba, abbiamo Samassa che può diventare un fenomeno e venderlo a tantissimi soldi, quindi sono contentissimo ragazzi. Ci voleva magari la ciliegina sulla torta con Kučka o con Tonelli, però purtroppo non è andata, sarà la prossima. Io vi mando un grandissimo bacione, ci vediamo alla prossima, mettete un like e commentate. Ciao ragazzi!